Buongiorno, sono Giacomo Besuschio, brand ambassador Italia Zuccheri per la linea In Fundo. Oggi vi presenterò il croissant metodo diretto utilizzando gli zuccheri extra crescita e extra tempo della linea In Fundo. Per la realizzazione del croissant occorrono farina panettone, zucchero extra crescita in fundo, sale, zucchero invertito, lievito di birra, burro, acqua, latte intero. Per realizzare il croissant occorre inserire la farina all'interno della planetaria e a seguire il lievito, il latte e l'acqua. Lasciare impastare 15 minuti, il tempo che si formi una maglia glutinica resistente. Inserisco il lievito di birra, il latte e l'acqua. Possiamo far partire l'impasto, lo lasceremo lavorare 15 minuti, il tempo che realizzi la maglia glutinica. È arrivato il momento di inserire lo zucchero extra crescita della linea in fundo. La cosa interessante è che nonostante sia uno zucchero additivato di enzimi, il suo impiego è uguale a quello di uno zucchero normale. Viene inserito un 10% sul totale della farina e il vantaggio è che è un enzima che viene inserito all'interno di uno zucchero, in questo caso lo zucchero fine della linea in fundo, e una punta di farina. Il plus è che permette di avere un impastamento più stabile durante la fase di realizzazione della massa del croissant e tanti plus che vedremo poi una volta realizzato il prodotto finito. Ho deciso di utilizzare solamente lo zucchero extra crescita perché mi dà dei plus in fase di cottura, quindi ha uno sviluppo superiore del prodotto, e non ho utilizzato lo zucchero extra tempo perché il croissant è un prodotto express, quindi che viene consumato in mattinata e non è necessaria avere più conservazioni di sofficità durante la giornata. Inserisco lo zucchero extra crescita e lo zucchero invertito e lascio impastare altri 5 minuti, il tempo che la massa assorba tutti gli zuccheri. La massa ha assorbito gli zuccheri, è arrivato il momento di aggiungere il sale. Possiamo aggiungere l'ultimo ingrediente, che è il burro. Lasciamo impastare altri 4 minuti, il tempo che lo assorba, e l'impasto è ultimato. L'impasto del croissant è pronto. Diamo qualche piega sul tavolo per dare un po' di forza. E lasciamo riposare la pasta un 15-30 minuti, il tempo che la maglia si rilassi, e poi la trasferiremo una volta stesa su una placca a meno 10 gradi per tutta la notte, e l'indomani la sfoglieremo e incominceremo a dare le pieghe per poi realizzare i nostri croissant. L'impasto croissant ha riposato 15 minuti, è arrivato il momento di stenderlo in teglia per metterlo a raffreddare in frigorifero. Cosa importante, occorre scaricare l'aria che ha prodotto durante il riposo. E ci aiutiamo in questa operazione con un mattarello. A questo punto lo lasciamo tutta la notte a meno 10 gradi in modo tale che si raffreddi, i grassi all'interno stabilizzino e l'indomani potremo procedere con le pieghe e l'incasso del burro. La pasta ha riposato una notte a meno 10, l'ho tirata fuori il tempo che prenda temperatura, e è arrivato il momento di sfogliare. Quindi, come primo passaggio, andiamo ad ammorbidire e allungare il nostro panetto di burro, la sfogliatura ovviamente. Io solitamente lo tiro intorno agli 8 mm. Passiamo quindi alla pasta, stesso procedimento.
al fine di avere un buon incasso, taglio sempre i laterali della pasta, in modo tale che il burro possa distribuirsi in maniera uniforme. E ora procedo con le pieghe. Una piega doppia e una piega semplice. In questo caso io arrivo sempre a 11 mm quando vado a dare le pieghe. Prima piega, andato quindi piega doppia. Anche in questo caso torneremo a 11 mm e diamo l'ultima piega. Procediamo con l'ultima piega, quindi la piega semplice. A questo punto porterò la pasta intorno ai 24 mm, quindi 2,5 cm, e la lascerò riposare all'incirca 45 minuti, un'ora, prima di stenderla completamente e tagliare i nostri croissant e arrotolarli. L'impasto ha riposato circa un'ora in frigo, a meno 10 gradi, il tempo che i grassi tirassero e la pasta acquisisse struttura. A questo punto ho tirato tutto a 3,5, questo è lo spessore con cui lavoriamo abitualmente, è arrivato il momento di formarli. Quindi faccio una piega per dividere l'impasto in due parti. Come ho detto in precedenza, il triangolo di croissant, il peso che realizziamo è di 65 grammi, però per il discorso che facevo prima, si può, grazie all'utilizzo di questi enzimi, andare ad ottimizzare le quantità. Cosa vuol dire? Che io posso ridurre di circa 10 grammi il peso del prodotto e ottenere lo stesso volume in sviluppo. Una volta arrotolati e messi a lievitare i nostri croissant per 2 ore a circa 28-27 gradi centigradi con un'umidità del 75%, sono pronti per la cottura. Come spiegavo in precedenza, l'enzima ha alcuni plus, tra cui quello di dare una sorta di tenacità all'impasto. Quindi, come potete notare, nonostante questi croissant abbiano una settimana, hanno ancora un buono sviluppo, riescono a mantenere la forma e l'aria che produce durante la fermentazione. Come si può notare, ha una buona risposta anche al tocco, perché oppone una certa resistenza. A questo punto possiamo decorarli, quindi per i croissant spruzzo sempre una massa di tuorlo d'uovo, panna e latte al 50%. E un altro ingrediente molto interessante, sempre della linea in fondo, è lo zucchero nostrano, quindi uno zucchero sempre di provenienza della barbabietola, però leggermente meno raffinato, quindi abbiamo ancora delle note caramellate dovute alla melassa che rimane durante il processo produttivo. E è molto interessante per dare ovviamente colorazione e gusto ai nostri prodotti, dal croissant al biscotto, al cake, a qualsiasi prodotto vogliamo realizzare, anche il semplice panettone. A questo punto, decorati, andiamo in cottura per circa 20-22 minuti a una temperatura di 185 gradi centigradi. Nel caso del nostro forno la ventola è in quarta e gli ultimi 2 minuti abbiamo una valvola aperta in modo tale da dare croccantezza asciugando ulteriormente il prodotto. Come potete notare, ho preparato 2 teglie per cercare di spiegare meglio la funzione e i plus degli enzimi all'interno di questi zuccheri della linea in fondo. In questo caso, per la ricetta del croissant, abbiamo realizzato un croissant metodo diretto con l'impiego dello zucchero extra crescita. E come potete notare, abbiamo 2 prodotti completamente differenti. Quindi alla mia sinistra abbiamo un croissant realizzato con lo zucchero additivato di enzima, invece alla mia destra uno zucchero privo di questo enzima. Sono 2 croissant che sono stati realizzati nello stesso momento, con gli stessi pesi, e hanno entrambi una settimana di vita, quindi
La mia idea era quella di realizzare un croissant che avesse giustamente un tempo di produzione abbastanza lungo per mostrare in maniera più nitida le differenze. Quindi abbiamo un croissant che ha un buono sviluppo ancora dopo una settimana, che si mantiene ancora al massimo della sua performance, e dall'altra parte invece un croissant che sta iniziando a perdere la sua capacità di trattenere i gas, di sviluppare e di mantenere una buona struttura all'interno. Come ho spiegato in precedenza, la ricetta prevede un 10% di zucchero additivato di enzima sulla farina, quindi la ricetta di partenza era 2 kg, abbiamo 200 g di zucchero extra crescita. Il vantaggio di utilizzare questa tipologia di prodotti, o meglio ingredienti, è il fatto che sono a etichetta pulita, quindi non abbiamo additivi all'interno, sono prodotti naturali che danno appunto dei plus in termini di sviluppo o di conservazione. E l'altra cosa interessante è che il fatto di utilizzare questo zucchero extra crescita permette, dato il notevole sviluppo e la stabilità in fase di impastamento e produzione, i croissant che realizziamo noi ad esempio sono di un peso di 65 grammi crudi, di conseguenza avendo questo notevole sviluppo in fase produttiva e di cottura riusciamo a ridurre il peso del prodotto crudo, quindi intorno ai 60-55 grammi per ottenere lo stesso prodotto, quindi in termini di volume riusciamo ad avere lo stesso prodotto riuscendo a recuperare della pasta e quindi andando a produrre qualche pezzo in più, quindi abbiamo anche un recupero a livello di produzione e di tempistiche. Possiamo notare anche al taglio che il prodotto, questo qua senza enzima, risulta per forza di cose più compatto, perché il prodotto, non avendo l'enzima, non riesce più a mantenere la struttura e l'aria all'interno. E invece il croissant con enzima, quindi dopo una settimana, ma con uno zucchero additivato di enzima, quindi parliamo dello zucchero extra crescita della linea in fondo, abbiamo una maglia all'interno ancora pronunciata, si mantiene una bella struttura anche al taglio e è perfetto per realizzare dei prodotti che possono arrivare fino a una settimana appunto di conservazione in negativo da crudo. Vi ringrazio, spero di avervi dato delle idee per delle nuove ricette. Ci vediamo alla prossima preparazione utilizzando sempre gli zuccheri della linea in fondo.